i bike park stanno riaprendo. Per goderceli al meglio è fondamentale rispettare le regole scritte e non scritte. Vediamole insieme. In sicurezza. Freno. Ciao, io sono Jack, lui è Fabio di RCM. Ti ricordi la prima volta che sei andato in bike park e hai visto tutti quei rider girare in bici? E era una situazione pazzesca, pensare di prendere la seggiovia per andare a fare una discesa è un qualcosa che sicuramente colpisce, ma magari ti ricordi anche, se hai un po' di esperienza, quella volta che dietro la curva hai trovato quel rider fermo e hai rischiato di prenderlo, oppure che mentre riparavi la bici qualcuno ti ha fatto una rasetta, o che hai trovato la cartaccia, non so, della barretta di fianco al salto e l'hai dovuta raccogliere te e portare a valle. Esistono regole scritte e non scritte all'interno dei bike park. Vediamole insieme. Partiamo dalle regole scritte. Ogni bike park ha le sue, ma tendenzialmente le tre generali sono uguali per tutti. Punto 1. Segui la segnaletica e scegli il sentiero più adatto a te. Sicurezza, prima di tutto, deriva dalla consapevolezza. Troppe volte, anche durante i nostri corsi, vediamo appunto biker che sono neofiti o comunque all'inizio scegliere trail troppo complicati rispetto al loro livello. E questo cosa comporta? Traffico rispetto a chi va più veloce, ingorghi o anche situazioni di pericolo proprio su dettato da questa differenza di velocità. Inoltre, se cambiano le condizioni atmosferiche, devo valutare come possono essere cambiati i trail. Se ieri ho girato su una pista asciutta e oggi è bagnato, probabilmente il livello di difficoltà cambierà e devo tenerne in considerazione. Punto 2. Scegli protezioni e bici in base a dove vuoi girare. Punto 3. Non lasciare mai la traccia segnata nella cartellonistica e non lasciare rifiuti in giro. In non uscire dalla traccia segnalata e non buttare rifiuti, ai noi, è collegato un po' all'educazione e sicuramente al rispetto della montagna e della natura. Su quello ci facciamo poco, ma voi potete farci tanto. Esistono però anche delle regole non scritte che, se tutti seguissimo, ci permetterebbero di vivere ancora più in armonia il bike park con gli altri utenti. La prima, per esempio, è quella di non fermarsi in mezzo alla pista, perché è ovvio che capita a tutti la necessità di doversi fermare per una pausa pipì, una barretta, bere un sorso d'acqua o anche banalmente per un problema meccanico. Se siamo abituati nei nostri trail dietro casa a fermarci tendenzialmente in mezzo al sentiero, che comunque non è una buona abitudine, valutiamo sempre che in bike park la frequenza di passaggi è molto più elevata. Quindi l'abitudine sta nel fermarsi al lato del sentiero, ma anche fermarsi in delle posizioni che siano visibili, quindi non dietro una curva, non al fondo di un ripido, in una situazione in cui io possa essere visto da lontano e lasciando spazio, lasciando una linea libera agli altri rider che arrivano. Secondo punto è bloccare il sentiero in sicurezza in caso di necessità. Cosa intendo? Ad esempio, durante un infortunio è molto difficile prendere la situazione in mano, perché di solito siamo tutti intorno all'infortunato, ma la pista è ancora aperta. Quindi cosa dovremmo fare? Innanzitutto cercare di andare 15-20 metri sopra, identificare un'area dove possiamo rallentare, strozzare o addirittura bloccare l'afflusso dei rider che stanno per arrivare. Non abbiamo sicuramente il triangolo che abbiamo in macchina durante un soccorso, ma sicuramente abbiamo zaini e una bici che possiamo girare al contrario per bloccare appunto il flusso dei rider. Purtroppo ci è capitato troppe volte di vedere ad esempio una caduta con un rider sotto ad esempio un drop cieco. Vediamo il gruppo di amici intorno al malcapitato, ma nessuno che va a fermare la gente che arriva. Potete immaginare cosa può succedere se un rider sta arrivando, non vedendo nulla, droppa in sicurezza con tutta la gente sotto, praticamente uno strike. Un'altra buona abitudine è quella di non pressare i rider più lenti di voi, anche perché, parliamoci chiaro, a meno che non siate campioni del mondo di downhill o di enduro, difficilmente sarete più veloci del bike park. E ricordatevi che è una ruota che gira, ci sarà qualcuno più veloce di voi che vi chiederà spazio. È importante farlo
in sicurezza e senza arrivare a un millimetro da chi è davanti a voi, magari in un pezzo tecnico, urlando o facendogli pressione. Cerchiamo invece di avvertire della nostra presenza già con un po' di anticipo e aspettare, senza pressare eccessivamente, che il rider in questione si senta in sicurezza, anche perché tendenzialmente chi va più piano di noi spesso è più in difficoltà, soprattutto in zone tecniche, quindi ha necessità di un pochino più di tempo per trovare una zona sicura dove fermarsi senza necessariamente dover alzare il ritmo e quindi mettersi in difficoltà. Analogamente, se noi veniamo prestati da dietro, abbiamo qualcuno di più veloce, prendiamoci il nostro tempo, non cerchiamo di accelerare, prendiamoci i nostri spazi e appena vediamo una via di fuga sicura, ci fermiamo, lasciamo passare e poi ripartiamo. Altro punto non meno importante è che dobbiamo guardare prima di rimetterci nel sentiero. Purtroppo abbiamo tutti la foga di ripartire veloci, ma l'alta frequenza dei bike park soprattutto comporta il fatto che dobbiamo stare attenti, quindi guardare bene se arriva qualcuno prima di rimetterci e partire. Altra regola di educazione, in realtà, rispettate la fila nelle seggiovie e nelle cabinovie. C'è successo a tutti di vedere quello, no, ma il mio amico più avanti, benissimo, prendete l'amico, vi mettete dietro, nessuno si lamenterà. Se vedete qualcuno in difficoltà, fermatevi un attimo e chiedete se hanno bisogno, perché che sia un problema meccanico o di salute, quindi un infortunio, sicuramente possiamo dargli una mano. Non avremo magari delle competenze meccaniche o sanitarie, ma sicuramente saremo in grado di chiamare i soccorsi in caso di infortunio. E magari abbiamo un attrezzino per un problema meccanico che il malcapitato non ha. Altra buona abitudine, oltre ovviamente al numero unico di emergenza, è prendere il numero del bike park. Perché? Pensiamo già solo qua in Val di Fassa. Il bike park è molto diffuso, quindi i manutentori che tutti i giorni lavorano qua non possono accorgersi se il ramo è caduto, se la marmotta ha scavato quella buca. Quindi avvertirli permette loro di essere più efficienti e più rapidi nel mettere a posto l'eventuale problema. Ricapitolando, rispetta sempre le regole che trovi scritte sui cartelloni nei bike park. Non fermarti in mezzo al sentiero. Se proprio ti devi fermare, bloccalo a monte in sicurezza. Non pressare i rider più lenti e fai passare quelli più veloci. Guarda sempre prima di rimetterti nel sentiero, rispetta la coda sugli impianti di risalita, offri il tuo aiuto se vedi qualcuno in difficoltà e prendi il numero dei manutentori per dirgli eventuali problematiche all'interno del bike park. Ingrediente segreto di oggi: il bike park è di tutti, quindi bisogna rispettare, che tu sia neofita o super esperto, l'utilizzo che ne fanno anche gli altri utenti. E poiché la bici è libertà, libertà significa non fare quello che voglio a discapito degli altri, ma con gli altri, lasciando fare agli altri quello che desiderano loro. Quindi viviamoci il bike park al meglio, condividendolo con tutti. Per oggi è tutto, grazie di essere stato con noi. Se questo video ti è piaciuto, ti potrebbe sicuramente piacere anche questo. Facci sapere cosa vorresti vedere in un prossimo video e iscriviti al canale, pubblichiamo un video a settimana. Se vuoi informazioni sui corsi, trovi tutto giù in descrizione. Ciao, alla prossima! Quindi è buona abitudine... No, anzi no, cos'è che ho detto? Buona abitudine... Tira, abbiamo una...